Sostiene Pereira che da un po' di tempo aveva preso l'abitudine di parlare al ritratto della moglie. Gli raccontava quello che aveva fatto durante il giorno, gli confidava i suoi pensieri, chiedeva consigli. Non so in che mondo vivo, disse Pereira al ritratto. Me lo ha detto anche padre Antonio. Il problema è che non faccio altro che pensare alla morte. Mi pare che tutto il mondo sia morto, che sia in procinto di morire. E poi Pereira, penso al figlio che non avevano avuto. Lui sì lo avrebbe voluto, ma non poteva chiederlo a quella donna gracile e sofferente che passava notti e lunghi periodi in sanatorio. E si dispiacque. Verdes são os campos da cor de limão, assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura bela, ovelhas que nela o vosso pasto tendes, de ervas vos mantendes, que traz o verão. La ragazza che arrivò, sostiene Pereira, portava un cappello di refe. Era bellissima, chiara di carnagione, con gli occhi verdi e le braccia tornite. Indossava un vestito con delle bretelle che si incrociavano dietro la schiena e che mettevano in risalto le sue spalle dolci e ben squadrate. «Questa è Marta», disse Monteiro Rossi. «Marta, ti presento il dottor Pereira di Lisboa. Mi ha ingaggiato questa sera, da ora sono un giornalista. Come vedi ho trovato lavoro». E lei disse, «Molto piacere, Marta». E poi, rivolta a Monteiro Rossi, gli disse, «Chissà perché sono venuta a una serata come questa. Ma già che ci sono, perché non mi fai ballare, mio tonto, che la musica è invitante e la serata magnifica?» Thank you.
penso, Pereira. Il fatto è che mi è venuto un dubbio. E se quei due ragazzi avessero ragione? In tal caso avrebbero ragione loro, disse pacatamente il dottor Cardoso. Ma è la storia che lo dirà, e non lei, dottor Pereira. Sì, disse Pereira. Però se loro avessero ragione, la mia vita non avrebbe senso. Non avrebbe senso aver studiato lettere a Coimbra e avere sempre creduto che la letteratura fosse la cosa più importante del mondo. Non avrebbe senso che io diriga la pagina culturale di questo giornale del pomeriggio, dove non posso esprimere la mia opinione, dove devo pubblicare racconti dell'Ottocento francese. Non avrebbe senso più niente. Misteriosas, enrompendo ao longe estrelas, trocaremos nossas rosas para depois esquecê-las. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, havemos de ir à Diana, oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia, havemos. Se o meu sangue não me engana, havemos de ir a Diana. Hoje o rei vem nu, os veios tiranos de há mil anos morrem como tu. Abre uma trincheira, companheira, deita-te no chão, sempre à tua frente visto.